Allora, rifaremo il canto che con cui terminava la seconda scena, il secondo quadro. È un canto di missione e nello stesso tempo è il canto in cui Dio investe Paolo nella sua missione e gli dice: tu sarai strumento eletto. Possa essere per ciascuno di noi vero proprio questa parola, essere strumenti eletti nell'amore di Gesù.